È stata ricollocata in piazza Sant'Agostino a Ventimiglia la targa al monumento a Sir Thomas Embury. Abbiamo anche un erede della famiglia Embury, ci fa molto piacere. Thomas Embury è stato un antesignano di un investitore straniero che ha creduto in Ventimiglia, dando anche una svolta sociale alla città. Credo che anche oggi Ventimiglia sia una meta riconosciuta per questo tipo di attività. C'è un'attenzione da parte di investitori stranieri tuttora per Ventimiglia. Questo mi fa piacere perché significa che è bello vivere, lavorare, trascorrere il tempo libero in città, ma soprattutto che possiamo ancora essere attrattivi per investimenti di qualità, che vuol dire nuova occupazione, lavoro, indotto economico e un ambiente da preservare, ma dando anche spazio al turismo e allo sviluppo economico. Grande visionario, mecenate proprio della nostra cultura, un personaggio assolutamente importante che rappresenta una serie anche di realtà nella nostra amata Ventimiglia, quindi Sir Thomas Embury, il primo vero fautore di quello che è poi la politica anche internazionale, quindi la possibilità di aver trascinato una serie di personalità, non soltanto di esperti di botanica, ma proprio un circolo di artisti e anche elementi culturali che sono proprio arrivati su Ventimiglia. Stiamo parlando ovviamente della fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, una figura assolutamente in linea con quella che è anche la nostra linea programmatica, quindi uno sguardo assolutamente internazionale, con la volontà anche di portare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche che noi stessi abbiamo, quindi ricordiamo ovviamente il motivo anche per cui Sir Thomas Embury, e colgo l'occasione anche per ringraziare Lady Caroline, che è sempre molto attiva anche sotto questo punto di vista, con i giardini botanici a Mortola, situati quindi proprio i giardini botanici Embury, ma non solo, Sir Thomas Embury è stato anche il promotore di una serie di costruzioni e anche idealizzazioni e realizzazioni di alcuni monumenti molto importanti. Ricordiamo ad esempio il Museo dei Balzi Rossi o addirittura uno dei primi che ha messo, diciamo così, la prima pietra per quanto riguarda anche lo sviluppo di quello che poi oggi è il nostro museo archeologico MAR. Quindi un personaggio che mitiga quello che può essere una politica anche estera internazionale, turistica sempre di più, quindi che si miscelano una serie di elementi, non soltanto quello appunto prettamente legato al turismo, ma ovviamente culturale e direi a questo punto anche commerciale.